Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo oggi la festa dei Santi Apostoli Simone e Giuda. La loro intercessione renda tutti noi capaci di farci ascoltatori attenti della parola di Gesù e di seguire il suo invito a stare con Lui, ad accogliere la pienezza di grazia che Lui inonda su ciascuno di noi, nonostante i nostri limiti e i nostri peccati, che ora riconosciamo e confessiamo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Preghiamo. O Dio che per mezzo degli Apostoli ci hai fatto conoscere il tuo mistero di salvezza, per l'intercessione dei santi Simone e Giuda concedi alla tua Chiesa di crescere continuamente con l'adesione di nuovi popoli al Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli Apostoli e dei Profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce, ben ordinata, per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio, per mezzo dello Spirito. Parola di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza chi si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota che divenne il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Bello iniziare la giornata, fratelli e sorelle, convocati dal Signore attorno al suo altare, ascoltare la sua parola, farla nostra e prepararci al dono dell'Eucaristia. È dunque bello e gioioso per noi celebrare questi santi misteri. Vi saluto tutti, vedo che un gruppo che viene dal lontano Salento, a me è sempre caro. Ha avuto qualche problema, l'ho avuto anch'io questa mattina, ho dovuto scappare dalla cripta perché da oggi la messa delle 7:30 si celebra qui nel santuario. Siate benvenuti. Oggi celebriamo la festa di 2 dei 12, quei 12 che Gesù chiama per nome, dopo aver trascorso tutta la notte in preghiera. Era importante questo dialogo tra Gesù e il Padre. Spesso il Vangelo ci dice che Gesù si ritira sulla montagna tutto solo a pregare. Ha bisogno di conoscere fino in fondo la volontà del Padre. Era un momento importante nel suo ministero pubblico, scegliere alcuni che egli poi chiamerà apostoli, perché li manderà. Li manderà dove? Ce lo dice il Vangelo a termine. Quando Gesù sale al cielo, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. E questi uomini sono scelti da Gesù. Chi sono? Persone semplici. Hanno soltanto la fortuna di incrociare lo sguardo di Gesù che, chiamandoli, li fissa, li guarda, e la loro risposta non può che essere immediata, pronta, come succede ai primi 4, quella coppia di fratelli pescatori sul lago di Galilea. Gesù passa, li guarda, li chiama: venite, vi farò pescatori di uomini. Il Vangelo ci dice che essi, lasciato subito le reti, la barca e il Padre, lo seguirono. Non si può resistere allo sguardo che interroga e chiama di Gesù. Questo sguardo di Gesù che interroga e chiama continua anche per noi, per ciascuno di noi. Dobbiamo lasciarci guardare da Lui. Non dobbiamo aver paura che lo sguardo di Gesù che chiama ci chiama per un impegno, per una responsabilità, per una sequela. Stare dietro a Lui, lasciarci ammaestrare da Lui, accogliere la Sua parola, viverla, lasciando che converta la nostra vita, rinnovi i nostri cuori, ci liberi dalle nostre schiavitù, dai nostri limiti, dai nostri peccati, e ci renda capaci di andare lungo le strade del mondo, lungo le strade della nostra vita, per testimoniare questa scelta privilegiata di Gesù. Mi ha guardato, mi ha amato e mi ha inviato. Questa è la storia di ciascuno di noi. Ci guarda, ci chiama, ci invia. Con quali mezzi? Consegna a noi la sua parola, perché continua a risuonare fino agli estremi confini della terra, ma ci dà un'altra forza. Si fa nostro cibo nell'Eucaristia. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. Questi miracoli non riusciamo più a guardarli come realtà sorprendenti, immeritate, ma questo ogni giorno accade per ciascuno di noi. Come resistere allo sguardo di amore di Gesù? Come non sentirci coinvolti nell'avventura di proclamare al mondo che Lui è il Signore? È quello che hanno fatto i santi Simone e Giuda, due dei 12 che oggi festeggiamo. È quello che hanno fatto i santi. È quello che ha fatto, se siete qui, molti siete qui per venerare, guardare e accogliere l'invito di un santo, San Pio da Pietrelcina, che in questo luogo ha celebrato l'Eucaristia, ha testimoniato con la sua fedeltà, con il sangue, la sua fedeltà alla chiamata di Cristo Gesù. E allora questa mattina lasciamoci guardare da Gesù. Non abbiamo paura, fissiamo i suoi occhi, ci trascineranno in un'avventura che parte dal giorno del nostro battesimo e che deve continuare. Un'avventura che ci dà gioia, che dà senso alla nostra esistenza, ci libera dalle nostre paure, perché non siamo soli, perché abbiamo la forza di questa Eucaristia. Chi mangia la mia carne ha la vita. Il miracolo che accade in ogni Eucaristia. Mangiamo il corpo del Signore. Che grande miracolo. Lui in me, io in Lui. E allora celebriamo l'Eucaristia, rendimento di grazie per tutti questi santi doni, e chiediamo il sostegno e l'intercessione di San Pio, perché la chiamata che da sempre accompagna la nostra vita sia quella che continua a scandire i nostri passi al seguito di Gesù, per annunziare al mondo che Lui è il Signore, che Lui è via, verità e vita per ciascuno di noi. La voce degli Apostoli si è diffusa su tutta la terra a gloria di Dio e a salvezza degli uomini. Ora la nostra preghiera salga nei cieli, per la Chiesa e per il mondo. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Dio, noi speriamo in Te. Ascoltaci, o Dio, noi speriamo in Te. Essere testimoni di Dio è una grazia e un impegno. Fa che ne siamo riconoscenti e ti sappiamo proclamare con la parola e la vita, per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Dio, noi speriamo in Te. Il battesimo ha operato in noi un cambiamento radicale. Fa che siamo fedeli alle nostre scelte e viviamo in piena coerenza con la nostra dignità di concittadini dei santi e Tuoi familiari. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Dio, noi speriamo in Te. Gesù ha scelto i 12 dopo una notte di insistente preghiera. Fa che ogni nostra decisione venga presa in un clima di raccoglimento e alla luce della fede. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Dio, noi speriamo in Te. Hai voluto che il regno dei cieli fosse lievitato di salvezza per tutto il genere umano. Suscita in noi lo spirito missionario dei Tuoi primi discepoli. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Dio, noi speriamo in Te. I nostri fratelli defunti lodino Dio senza fine nella gloria del paradiso, dove anche noi un giorno speriamo di cantare le Tue misericordie. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Dio, noi speriamo in Te. Padre Santo, che in Gesù ci hai ammessi nella Tua intimità, donaci di vivere secondo le esigenze della sequela, e per l'intercessione dei Santi Apostoli Simone e Giuda rendici dimora della Tua presenza, riflesso e testimoni della Tua santità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni che il tuo popolo ti offre, nel ricordo glorioso dei santi apostoli Simone e Giuda, e ravviva la nostra fede, perché possiamo celebrare degnamente i santi misteri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci sempre e lo proteggi per mezzo dei tuoi santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente. Manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Simone e Giuda, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, o Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo che presiede questa Eucaristia Domenico, il Vescovo di questa Chiesa Franco, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Ora con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Abbi pietà di noi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Sangue di Cristo mi custodisca per la vita Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Signore, che ci hai accolti alla tua mensa nel glorioso ricordo dei santi apostoli Simone e Giuda, per il tuo spirito operante in questi misteri confermaci sempre nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia splendere il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo